di Torre del Greco, aderito per la prima volta quest'anno al Festival della Gentilezza. L'evento, che si svolgerà nella settimana dall'8 al 14 novembre, è il primo festival di gentilezza diffuso in Italia, che parte dal basso e raccoglie eventi gentili da nord a sud, per una 6 giorni in cui si porrà l'attenzione sul contrasto ad ogni forma di violenza, attraverso gesti, parole e azioni gentili. In particolare a Torre del Greco, protagonisti i ragazzi del Forum dei Giovani, che questa mattina a Palazzo Baronale stanno raccogliendo donazioni di libri con l'intento di promuovere in futuro nuove iniziative culturali. Ai microfoni di TV City, il neo assessore alle politiche giovanili, Antonella Esposito. Per la prima volta Torre del Greco partecipa al Festival della Gentilezza, che è alla sua 3ª edizione. Il Festival della Gentilezza è un'iniziativa che si muove nell'ambito di un progetto più ampio, di respiro nazionale, che coinvolge quindi l'intero stivale, che è Coltiviamo la Gentilezza. Torre del Greco ha deciso di aderire attraverso le politiche sociali e giovanili, attraverso la collaborazione attiva del Forum dei Giovani, perché ha sentito la necessità, anche nel momento storico che stiamo vivendo, di ripartire proprio dalla gentilezza, quindi dalla cura verso l'altro, dall'attenzione verso la comunità. E le giornate sono 7, quella che ci interessa è proprio la giornata di oggi, la giornata della comunità, alla quale appunto potevano aderire gli enti locali. L'abbiamo fatto con grande entusiasmo e abbiamo pensato come iniziativa quella di coinvolgere la cittadinanza nella donazione di libri al Forum dei Giovani, che sarà poi tramite rispetto a tutta una serie di iniziative che verranno organizzate sul territorio e che coinvolgeranno ovviamente in maniera diretta i libri, la cultura, lo scambio e tutto quello appunto che può riguardare la diffusione del sapere, della conoscenza, che ci permette e permette alla comunità di evolversi, di crescere e quindi di mandare un messaggio anche di speranza e di cultura a quelle che sono le generazioni future.